Continua con successo la festa storica di Badia Pacciana, evento che ogni anno prevede un calendario ricco di appuntamenti. Nel suggestivo chiostro medievale è andato in scena il consueto concerto lirico, che anche quest'anno ha visto la presenza di artisti di fama internazionale. Ormai è diventato questo un appuntamento per tutti gli appassionati della lirica, si può dire da tutta la Toscana, e dove si propongono artisti di alto livello, tra l'altro a ingresso libero, per cui il pubblico non si lascia perdere, non lascia questa occasione. Con tre bravi artisti, cantanti, il soprano Elena Rossi, il tenore Mirko Matarazzo e il baritono Lorenzo Ninkeri, al piano Stefano Adabbo. E sarà un concerto che avrà un tema. Il tema sarà quello dell'amore, l'amore tra drammaticità e ironia, cioè l'amore delle opere importanti di Traviata, di Bohème, di Tosca, che porta alla tragedia, che porta alla morte, ma anche l'amore vissuto in modo più leggero, più ironico, di Mozart, del Nozze di Figaro, del Barbiere di Siviglia di Rossini. Per cui insomma sarà un po' un amore tra drammaticità e ironia, tra riso e pianto. Questo concerto è un po' particolare, come disse Gianni Fabrini, un maestro al piano che abbiamo avuto tanti anni, è un caso un po' unico, la lirica in una festa popolare, è un caso veramente più unico che raro, la lirica è un fenomeno popolare che torna al popolo in una festa popolare come quella di Badia Pacciana. All'interno della serata premiati il maestro Stefano Adabbo e il tenore Mirko Materazzo. A loro il premio Badia nella lirica 2019.